Ciao a tutti amici a Kind of Blues, siamo qui ai Vizi del Pellicano, la serata speciale con i Rufus Party che presenteranno il loro nuovo album che si intitola? Si intitola Connections. Benissimo, Connection, come mai questo nome? Ma è bello perché la lingua inglese ha tanti significati, non uno solo, quindi collection come collegamenti, come legami, come intrecci e come una lunga storia che ci ha portato fin qui, che è cominciato tanto tempo fa però è ancora molto viva, molto presente nella nostra vita. Io ho avuto la fortuna, insomma l'ho già sentito e mi è piaciuto molto. Il bello della vostra musica, come al solito nell'album ci sono sempre un sacco di generi diversi, voi mischiate un sacco di influenze diverse, questo per me è una cosa veramente figa. Perché siamo dei grandi ascoltatori, penso, prima di tutto, e poi non ci piace star fermi su una sola dimensione, non ci piace cavalcare l'onda, ma ci piace fare quello che gusta a noi, insomma. Gusta a noi. Don't go away. Once again, but I believe to know you better.
Questo pre-concerto? Ma questo pre-concerto in particolare, per quel che mi riguarda, è abbastanza intenso, nel senso che è una serata importante sicuramente, magari rispetto ad altri concerti è più sentita, però è sempre un bel momento, insomma, quando stai per salire sul palco, insomma, è una bella botta, dai. No, per me non è così, però io sono tranquillo. Perché sei tranquillo? Perché sei tranquillo? Perché hai studiato? Io non ho mai studiato, però sai, la situazione è bella tra amici, poi stasera è anche un evento particolare perché comunque la presentazione del CD, c'è stata tutta la cena insieme, sono anche un po' bevuto un bicchiere di più, sai com'è la storia, no? No, allora, a parte che vi ringraziamo perché, grazie, insomma, l'iniziativa è stata spettacolare, quindi bravi innanzitutto, il vostro pubblico sicuramente vi ringrazierà. E poi io volevo chiedere, avete avuto qualche collaborazione particolare in questo album? Perché spesso voi, no, vi fate magari supportare da qualche musicista esterno. Allora, oltre voi tre, c'è stato qualcun altro che ha partecipato? E chi? Allora, oltre a noi tre, come in tutti gli ultimi dischi che abbiamo fatto, per quelli più importanti, diciamo, ha partecipato Samuele Seghi, che è il nostro storico tastierista, salutiamo, naturalmente non è qua con noi, ma è come se ci fosse. Il disco è, diciamo, in buona parte suonato anche da lui. E in realtà persone esterne a questo disco non è che ce ne siano tantissime, a parte Michelle, che è una ragazza che canta molto bene, che ha già collaborato con noi in tanti concerti e che secondo me si è inserita molto bene nel nostro sound, era insomma una buona occasione per farla partecipare anche su un album. E poi tanta roba l'ha fatta Andrea Rovacchi, che ha prodotto il disco e lo ha in buona parte, diciamo così, caratterizzato anche col suo gusto, con la sua diciamo così, esperienza e sapiente mano da produttore. E la registrazione è stata già lui anche abbastanza intensa, vero? Stavolta abbiamo dovuto, almeno per quello che mi riguarda, abbiamo dovuto lavorare parecchio, cioè soprattutto le parti ritmiche, insomma, a mio malgrado io credevo di sapere tutto, invece in realtà quando sono andato là Andrea mi ha fatto tribulare parecchio, però posso dire che è stato, cioè alla fine è anche una soddisfazione, cioè, certo, perché comunque lavori, ti spacchi, però alla fine è dedicato questo album a tutti i nostri fan e anche alle nostre fan e anche a chi non ci conosce ancora, ma soprattutto direi che lo dedichiamo a noi stessi, cioè voglio dirlo qua perché questo è un disco di cui, almeno parlo per me ma penso parlo anche per loro, sono orgoglioso e siamo orgogliosi, perché questo penso sia il disco che assomiglia di più a quello che sono i Rufus Party da sempre e soprattutto di quello che sono dal vivo. A me Andrea Rovacchi ha fatto un grande lavoro nel rendere fedele al nostro approccio live il sound che è uscito da quegli amplificatori. Non so come ha fatto, perché come diceva giustamente Gianluca,
Abbiamo suonato 7 camicie per arrivare alla fine di ogni pezzo, però il feeling generale è molto spontaneo, quindi sono molto molto contento di questo risultato. Having second thoughts, but hell, have you ever walked on thin ice up and stuck with your back to the wall? Now what can I do if you've always been good? Is it possible that you never had to be in some souls that I am in front? Questa volta non siamo entrati in studio con le idee chiare, siamo entrati con degli abbozzi di canzoni. Non è forse la procedura migliore, dovresti entrare in studio maggiormente preparato, però volevamo catturare il feeling immediato, volevamo che fosse un po' scarno, vero, reale, e penso che alla fine siamo riusciti ad agguantare questa idea. Il modo anche di lavorare del produttore Andrea Rovacchi sicuramente lavora per gradi, quasi direi per pennellate, non saprei come dire, però le idee si evolvono con non lentezza, ma secondo me con il giusto tempo, e quindi secondo me, se ascoltate il disco, il risultato è molto buono da questo punto di vista. Facciamo vedere questo CD nuovo e poi Marco, cioè l'immagine davanti è bellissima. Beh, e ci racconti un po' com'è nata e chi l'ha fatta. Allora, questa qua è una copertina, diciamo, un po' diversa da quella che abbiamo fatto in passato, una copertina fotografica,
e l'ha fatta Pietro Milenotti, che è un nostro amico, è un bravissimo fotografo di Reggiolo, che scatta, diciamo, delle foto, secondo me, di grandissimo gusto e con, diciamo, una grandissima originalità. È una foto fatta apposta per il nostro disco. Gli avevamo chiesto, appunto, lui ci teneva a collaborare con noi, abbiamo chiesto di realizzare un prodotto grafico che avesse, come dire, una connessione anche al nostro lavoro, che si chiama Connection, e secondo me ha azzeccato un parecchio, diciamo così, quello che era il mood anche musicale del nostro prodotto. È un lavoro che si sposa molto bene con la musica e che partecipa anche ad un concorso importante quest'anno. Sì, perché il disco uscirà anche in vinile. Come l'altro. Uscirà in vinile, sì, è presto, e perciò questa cosa è una cosa che è molto sentita ultimamente anche in Italia, proprio perché c'è questa ritorno al supporto tradizionale del disco, insomma. Cioè, le connessioni in realtà sono poi mentali, no? Perché questo cubo è da solo. Sì, beh, sono connessioni che possono essere dei riferimenti, anche dei, diciamo, delle suggestioni a, voglio dire, a un mondo iconografico tipicamente rock. Viene in mente la copertina forse del disco degli Who's Next, piuttosto che i Led Zeppelin, ma al di là del, diciamo così, del mondo rock, è un tributo anche un po' alle nostre radici, no? E poi sì, c'è questa scatola nera che può contenere tante cose misteriose, magari le canzoni del disco che andrete a scoprire. Se posso aggiungere, il significato è proprio che ognuno può trovare il suo collegamento, sia visivo che le suggestioni sonore contenute nel supporto. Yes. Mi esprimo bene. Ha studiato. Questo è un pezzo che è nato qua dentro, su un tavolo là in fondo, ne abbiamo parlato. E si chiama Mothership Connection. Smile.
Grazie per la disponibilità. Grazie, grazie a voi. Vi faccio un grosso in bocca al lupo per il futuro. E giusto, l'ultima domanda, ma prossimi appuntamenti, prossime date, progetti futuri, visto che adesso, insomma, visto che presentate questo disco, non so, il futuro cosa propone? Ma di date ne abbiamo, le possiamo dire, insomma, vabbè, la prossima nell'immediato nel Ferrarese, a Monticelli di Ferrara alle Dune, poi saremo al Red Noise il 30, poi saremo il 18 di marzo alla Ghirba di Reggio Emilia, saremo anche in Teatro Novellara, Teatro Novellara il 6 di marzo, quindi si può ufficializzare, insomma qualcosa a livello di promozione live faremo sicuramente. A livello di prossimi progetti c'è qualcosina nell'aria, però scaramanticamente non diciamo nulla, perché poi però sì, potrebbe esserci qualcosa, se non entro la fine dell'anno, all'inizio dell'anno 2017 sarà un anno fondamentale comunque per il Fus Party, perché sono 20 anni di attività e 10 anni da Civilization and Wilderness, che è un po' il nostro disco classico, quindi chissà che non succeda qualcosa. Chissà se non succeda qualcosa. E voglio aggiungere un grande applauso e un grande viva a A Kind of Blues, perché al di là del fatto che ci hanno sempre supportato, però noi supportiamo loro, perché secondo me è stata una trasmissione molto bella che io ho sempre seguito e voglio che continui a fare ciò che sta facendo. Grazie, speriamo di proseguire con questa nuova avventura. Grazie a voi. Allora un in bocca al lupo e buon concerto e rock and roll. Yeah. Ciao a tutti amici. Ciao. Let's go.